Presidente, si avvicinano gli esami di Stato. Nei giorni scorsi la provincia di Pescara ha donato 25.000 mascherine agli istituti superiori, ai 17 istituti superiori della provincia di Pescara. Sì, abbiamo donato queste mascherine per una testimonianza di vicinanza ai dirigenti scolastici, perché in questa fase sono impegnatissimi e noi solo così potevamo dimostrare la nostra vicinanza oltre alla collaborazione che abbiamo con loro. Quindi ben vengano queste mascherine a livello di sicurezza per i ragazzi, per farli sentire più sicuri anche per i docenti e per il personale scolastico. Avete provveduto alla sanificazione degli istituti scolastici? La sanificazione è competenza degli istituti, perché il governo ha diviso una forma di finanziamento per i comuni per quanto riguardano le scuole, gli edifici comunali per le province, e invece per gli istituti il MIUR ha dato una parte di finanziamento proprio per sanificare all'interno delle scuole. Saranno degli esami di Stato diversi da quelli degli anni precedenti. La provincia ovviamente continuerà a monitorare la situazione proprio all'interno delle scuole in questo periodo particolare e anche in vista della riapertura di settembre. Più che monitorare, cercheremo di collaborare con i dirigenti scolastici, perché come ho detto prima sono e siamo tutti in grosse difficoltà. Ovviamente subito dopo gli esami di Stato ci dovremo sedere intorno a un tavolo con il provveditorato agli studi provinciali e tutti i dirigenti per tracciare le linee e vedere a settembre come affrontare e come riaprire le scuole, perché saremo in grosse difficoltà per gli spazi non ce li abbiamo, e quindi bisogna capire se queste misure accennate adesso permangono fino a settembre o cambierà qualcosa, e quindi ci dovremo sedere per organizzarci e collaborare con loro. Dobbiamo fare squadra e sintesi.